Cari amici della Scuola Stoica, salve e ben ritrovati. La vita è un campo di battaglia. Questo è un concetto fondamentale che ci dobbiamo ficcare tutti in testa. È di fondamentale importanza. Senza questa visione, senza questo concetto, diventa in sostanza impossibile seguire lo stoicismo. Perché lo stoicismo è questo. Lo stoicismo vede l'uomo come un essere che è stato mandato qui, sulla terra, dal Logos, dall'intelligenza superiore, da Dio, dalla natura, per svolgere un compito. Qual è questo compito? Quello di essere un vero uomo, quello di agire da uomo e di aiutare gli altri ad essere uomini, a maturare, a svolgere la propria parte. Questa è un'esclusiva dell'uomo? No, ogni essere è chiamato a svolgere un compito. Ogni essere è venuto su questa terra per svolgere un compito. Questo fiume, le pietre, i pesci nel fiume, i grilli, le piante, tutti. Ogni essere deve svolgere un compito e per svolgere questo compito deve combattere costantemente. E vedete, chi vede poi così la realtà, chi percepisce così la propria esistenza, all'improvviso raggiunge una quiete interiore. Sì, raggiunge una quiete interiore. È esattamente l'opposto di quello che immaginano in tanti. Infatti in tanti, quando si convincono che la vita è veramente lotta, iniziano a credere che tutto fa schifo, che tutto deve essere buttato via, che non vale la pena di vivere. Questo accade perché queste persone sono state convinte che bisogna raggiungere la pace esteriore, che bisogna raggiungere la quiete eterna, che bisogna vivere sempre in pace con tutto, con tutti. Sono tutte cazzate. Non solo sono cazzate, sono cose pericolose che distruggono la nostra interiorità. Ci fanno stare veramente male, perché ci illudono di poter ottenere un giorno un certo tipo di mondo che non potrà mai esistere. E nel momento in cui ti accorgi che questo non lo potrai mai ottenere, allora soffri. E allora soffri e maledici l'esistenza e te stesso. Volete vivere così? Volete questo? O volete vivere interiormente anche in mezzo all'inferno, ma bene dentro di voi? Essere dei guerrieri, essere, come diceva Marco Aurelio, degli scogli, come degli scogli fermi, mentre i flutti dell'oceano, le onde dell'oceano gli sbattono addosso. Ecco il cambio di prospettiva che bisogna avere. Ecco ciò che significa vivere da stoici. È vivere da guerrieri, realmente. E ovviamente, come in tutte le battaglie, c'è una missione da compiere. Il pesce sa qual è la sua missione, lo sa anche il sasso, lo sa l'albero, lo sa il lupo, lo sanno tutti. E nascono già sapendo cosa devono fare. L'uomo lo deve capire. E qual è questo scopo dell'uomo? Ebbene, esiste uno scopo principale che vale sempre, che è quello di vivere innanzitutto al fine di innalzare la propria natura, di diventare uomini, appunto. La prima missione fondamentale è quella di uscire dal guscio infantile in cui ci troviamo tutti e diventare uomini, raggiungere la virtus, raggiungere la maturazione reale del proprio spirito e della propria essenza.
Fatto questo, bisogna essere di aiuto agli altri, perché siamo esseri sociali, dobbiamo essere di aiuto agli altri nostri simili, cosa che oggi praticamente non fa più nessuno. E anche per questo motivo soffriamo. Questo vale sempre, questi sono dei principi che sono sempre presenti. Poi c'è la battaglia epocale del momento. Cioè ogni generazione si ritrova a dover combattere una battaglia specifica. Qual è la battaglia in cui la nostra generazione si ritrova a dover portare avanti? Qual è la missione, la nostra missione all'interno di questa guerra continua, di questo campo di battaglia? Ebbene, la nostra missione, e parlo di me, di voi, di tutti noi che siamo nati in questa epoca, è quella di lottare contro la disumanizzazione che è in corso dell'uomo. Guardatevi intorno. Le città diventano sempre più grandi, l'uomo diventa sempre più un atomo, un essere che non sa nemmeno chi è. Vive completamente alienato costantemente sui social network, con internet, e ci sono delle persone che per interesse, i grandi industriali, i grandi banchieri e così via, che spingono affinché l'uomo divenga sempre più un insetto, perché l'ideale di queste persone è di trasformare la società umana in un alveare, lo abbiamo detto altre volte. Ebbene, tutto questo non va assolutamente bene. Non solo non va bene, ma è la lotta che dobbiamo portare avanti. È la missione a cui siamo chiamati. Combattere per questo. Combattere contro questo. Ad un certo punto vi accorgerete forse che di questa battaglia forse non vedrete mai la fine. Questo deve spaventare? Assolutamente no, perché il guerriero sa benissimo che quando si ritrova a combattere durante una guerra può tranquillamente morire sul campo di battaglia. Cosa significa questo? Significa che il guerriero è perfettamente cosciente che sa che magari non vedrà mai la conclusione di quella battaglia. Ma questo non lo ferma. Questo lo porta, anzi, ad agire ancora con più forza. E parlo ovviamente del vero guerriero, non del soldatino che viene utilizzato come carne da macello, di colui che vive spiritualmente da guerriero. Ecco, il vero combattente, il vero guerriero, combatte pur sapendo che appunto non vedrà mai magari la conclusione di questa guerra, il risultato finale, ma continua a combattere perché è la sua missione, e ha un premio enorme per questo, che è la pace interiore, è il benessere interiore indipendentemente da quello che accade intorno a lui, indipendentemente dal fatto che soffre fisicamente o arriva anche a morire. Questa è la visione stoica dell'esistenza, perché siamo di passaggio qui, non è un soffio di vento la nostra esistenza in questo mondo, non è un nulla. Ci ritroveremo sul letto di morte molto più velocemente di quanto possiamo immaginare. Ed è così, ed è un dato di fatto, e questo non deve spaventare fino a quando si avrà coscienza che siamo qui di passaggio e per combattere, per svolgere un combattimento. L'ho detto altre volte, lo ripeto ancora, questo significa che non possiamo mai concederci momenti di pace, ovvio che no.
È ovvio che esiste la pace. Anche nella musica esistono i momenti, le pause, anzi sono fondamentali per poter sentire la vita. Ma sono l'eccezione, non la regola. La regola è il combattimento, è lottare quotidianamente, che può essere una grande battaglia, ma anche una battaglia quotidiana. In ogni istante lotta, perché la vita è attrito, perché le regole della natura è attrito. Io spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Lasciate i commenti, come sapete, appena posso cerco di rispondere sempre a tutti voi. Perdonatemi se qualche volta ritardo parecchio, ma potete immaginare, molte volte sono preso da altre, e quindi onde evitare di rispondere solo ad una persona, aspetto per poi poter rispondere a tutti. Iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, condividete questo video e gli altri video della Scuola Stoica ai vostri conoscenti, ai vostri contatti, perché è fondamentale cercare di cambiare approccio all'esistenza. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima. A presto.